Amici del Toro, buonasera. Anche per voi la vostra settimana, il vostro oroscopo settimanale dal 28 marzo al 3 aprile 2022. Andiamo a vedere che cosa accadrà per voi questa settimana con tutti i rispettivi chiarimenti, se c'è eventualmente da fare, insomma, un chiarimento. Allora, chiedo agli angeli, agli arcangeli. Scusatemi, ma qui fra cellulari corrono via. Allora, chiedo agli angeli, agli arcangeli, al nostro creatore di dirmi come sarà la settimana per il segno del toro, settimana che va dal 28 marzo al 3 aprile 2022. Andiamo a scegliere soltanto 5 carte. Chiedo per favore la verità, nient'altro che la verità, come sempre, grazie. Toro, 28 marzo, 3 aprile 2022. Andiamo a vedere subito, immediatamente. Siete pronti? Io sì, visto che anche io sono del toro. Fidatevi perché credetemi, le carte non le vedete, ma ve ne dico una alla volta, quindi fidatevi, ormai insomma mi conoscete. 8 di spade rovesciato, 4 di coppe, 5 di coppe rovesciato, 10 di spade rovesciato, 2 di denari rovesciato, 5 di bastoni a fondo mazzo rovesciato. Abbiamo una coppia di 5 già che ci parlano comunque sia di novità. Già qua vi dico che ci sono delle novità. Andiamo a vedere l'otto di spade rovesciato. L'otto di spade rovesciato ci parla di una persona che crea pettegolezzi, falsità, una persona che comunque vi è nemica, una persona che va a calcolare come si deve muovere, ok? Che usa il suo sapere per contrastare comunque sia gli altri. Potrebbe essere questa una vostra ex amica, un qualcuno che rompe comunque le palle e che vi crea dei pettegolezzi e voi dovrete andrete ad avere a che fare, scusatemi, con una persona di questo genere la prossima settimana. Potrebbe anche essere a livello familiare una, può rappresentare magari la suocera, la nuora, la cognata, ok? Quindi avrete, scusatemi, avrete a che fare con, io rido perché insomma è così, credetemi, è così. Avrete a che fare con una figura di questo genere che vi crea solo ed esclusivamente pettegolezzi e che comunque sia ai vostri occhi cerca di far vedere tutto che è bello, ti voglio bene e quant'altro, ma invece alle vostre spalle ve ne dice comunque di cotte e di crude, ok? Ma noi del toro abbiamo le spalle larghe e siamo comunque sia abituati. Il 4 di coppe ci parla invece di una stabilità, potreste avere di un equilibrio, quindi voi la prossima settimana entrerete in un equilibrio, la vostra vita quindi inizierà a trovare la stabilità visto il periodo no che c'è stato e c'è la possibilità anche di fare comunque un incontro importante e di fronte eventualmente a una situazione di litigio, di discussione. Andrete tranquillamente a chiarire la situazione com'è, quindi andrete subito a mettere i puntini sulle i. Avete delle energie la prossima settimana molto alte, viaggiano a frequenza molto alta, sono delle energie ben positive. Ripeto, potrebbero esserci degli ottimi buoni incontri, ok? Quindi ottimi buoni incontri. Potreste incontrare, come vi ho detto, potreste fare comunque un incontro importante. Potreste anche avere dei risultati, degli ottimi risultati, magari ecco anche su questa discussione o eventualmente su altre cose, quindi ci possono essere dei momenti piacevoli, della felicità. Insomma, diciamo che ritornate a riprendervi. Per quelle coppie che hanno avuto una discussione, che si sono magari allontanate, visto che c'è un'alta energia positiva,
viaggiate insomma a 9.000 km orari, come dico sempre io, avete la possibilità anche di riappacificarvi e di sanare anche dei rapporti che pensavate di aver perduto. Abbiamo però il 5 di coppe rovesciato subito dopo, che ci parla di un cambiamento che voi state facendo, continuerete a fare. Ci può essere, ripeto, la riconciliazione può essere anche con una vecchia fiamma che, come vi ho detto, vi eravate comunque separati e c'è questa riconciliazione, quindi ci può essere un ritorno di una vecchia fiamma. Dovete soltanto prestare comunque attenzione perché sotto questo punto ci possono essere comunque delle novità. I vostri atteggiamenti cambieranno anche. Siete voi, come vi ho detto, sul cambiamento, siete voi ad avere dei comportamenti totalmente diversi rispetto comunque a prima, ok? Proprio perché avete capito che determinati atteggiamenti, comportamenti non vi portano da nessuna parte. Tutto ciò, ripeto, che fa parte, ripeto, no, ve lo dico adesso perché prima non ve l'ho detto, tutto ciò che fa parte comunque del passato, fate attenzione perché dovrebbe rimanere comunque sia nel passato. Avete a che fare, avrete, anzi, avrete anche a che fare con un 10 di spade rovesciato, che può essere una persona che magari si avvicina a voi perché semplicemente vi continua a far del male. Ecco perché la carta del qualcuno che torna dal passato. Probabilmente questa persona non fa bene a voi, ok? Magari ha degli interessi o magari è semplicemente una persona egoista. E quindi dovete stare attenti, attenti a non ricadere e a non tornare di nuovo con le basse energie che avete avuto fino a prima di questa settimana. Abbiamo un 2 di denari rovesciato che parla comunque di contratti, documenti, qualcuno di voi potrebbe avere a che fare magari con un avvocato. O con sì, azioni legali, insomma, dover risolvere comunque sia delle carte, delle situazioni, insomma, qualcosa. Quindi le novità possono essere sotto qualsiasi punto di vista. E in più, a fondo mazzo, come vi ho detto, abbiamo il 5 di spade rovesciato che parla ancora di una vostra sofferenza, anche se le energie sono alte e c'è una difficoltà che dovete andare ad affrontare questa settimana, vi può portare un po' di malessere, malinconia o la situazione potrebbe essere un po' faticosa, difficile magari, ecco, da gestire. Andiamo a fare velocemente i chiarimenti. E quindi per il Toro andiamo a fare i chiarimenti per la settimana 28 marzo 3 aprile 2022. Chiedo una carta per avere più informazioni sull'otto di spade rovesciato. Cosa ha voglia di dirci in più questo otto di spade rovesciato? La stessa che vi ho letto è quella così che vi ho letto. Adesso ci addentriamo, ok, nella situazione. Questa persona che crea pettegolezzi, maldicenze e quant'altro, ok, è una persona che in realtà non vuole la vostra stabilità, ok? Dovete fare attenzione perché questa persona cerca in tutti i modi di creare comunque dei blocchi. Voi dovete stare attenti perché il futuro dipende da voi e quindi cercare di mettere da parte, abolire completamente tutto ciò che nella vostra vita è di negativo, perché qualsiasi cosa voi andate a fare, andrete a dire, sarà determinante per il vostro futuro. Quindi dovete stare comunque sia attenti a che cosa può succedere. A fondo marzo, quindi anche gli atteggiamenti, le decisioni che andate a prendere, dovete valutarle, ponderarle bene,
stare proprio attenti su tutte le cose che si sentono, le cose che magari si presentano. Dovete questa settimana prestare, ripeto, attenzione a qualsiasi cosa. A fondo mazzo abbiamo il 9 di bastoni rovesciato, che ci parla di situazioni o di uno stacco, di un cambiamento, ok? O di una separazione, oppure di situazioni che si sono create prima. Qualcuno ha cercato di bloccarvi, ok? Nella vostra stabilità, in quello che volevate voi, quindi ha messo zizzania, ha messo il bastone tra le ruote. E vi ha creato magari anche eventualmente una separazione, una rottura. Ma vediamo cosa vuole dirci invece il 4. Quindi può essere anche una cosa già successa che andate chiaramente ad affrontare questa settimana ancora, perché andrete a mettere comunque i puntini sulle i. Diciamo, vi portate un po' gli strascici di una situazione un po' passata. Andiamo a vedere invece il 4 di coppe cosa vuole dirci e quindi una carta per avere maggiori chiarimenti sul 4 di coppe. Bellissimo. Allora, come vi avevo detto, il 4 di coppe ci parla quindi di un equilibrio. Questa settimana riuscirete a trovare il vostro equilibrio e la vostra stabilità, a parte gli incontri che vi ho detto che potreste trovare. Chiarimenti magari in un litigio che c'è stato, e quindi ci può essere, insomma, i chiarimenti, tutto quello che volete. Ricordatevi quello che vi ho detto prima. Il 9 di bastoni, questa volta ce l'abbiamo comunque sia al dritto, che parla proprio di cambiamenti per voi, cambiamenti positivi. Andate ad abbandonare le vecchie abitudini, andate a vedere le cose in una maniera totalmente diversa. Ci sono delle occasioni che arriveranno che per voi saranno positivi e vi aiuteranno comunque sia in una bella rinascita. Quindi tutto ciò che vi arriverà, vi inizierà ad arrivare da questa dalla settimana dal 28 al 3, sarà un qualcosa di bello. Dovete soltanto abbandonare atteggiamenti negativi e pensieri negativi che avete comunque sia avuto in passato. Questa cosa, cioè perché dovete abbandonare questo? Perché tutte quelle cose negative che ci sono state hanno portato soltanto a litigi e separazioni. Se non volete di nuovo ricadere nello stesso, tra virgolette, tranello, concedetemi il termine, dovete quindi pensare al nuovo e pensare comunque al positivo. Perché qualche discussione, per carità, ci potrebbe essere, ma sono quelle discussioni di chiarimento per andare a chiarire quelle che sono state, per andare a chiarire quelle, e sì, mi volano tutte le carte adesso, per andare a chiarire quelle che sono state le problematiche di un passato. Diciamo che ecco l'equilibrio e la stabilità che state cercando è perché probabilmente state andando a risanare una certa situazione che si era creata in un recente passato. Una carta per avere più informazioni sul 5 di coppe rovesciato. Andiamo a vedere. Ai ai ai. Il 5 di coppe rovesciato, ok, come vi ho detto, parla di stare attenti, parla di un ritorno di fiamma, di non far entrare più questa persona nella vostra vita, perché altrimenti ci andate a ricadere, soprattutto se questa persona vi ha massacrato il cervello. Massacrato il cervello oppure vi ha portato l'umore comunque sia a terra. E quindi da non dover ricadere in questo ritorno, perché sarebbe comunque sia dannoso per la vostra vita, ma anche perché comunque sia, mi viene fuori il 2 di coppe rovesciato, mi viene fuori che ci sono sempre dei litigi, ci saranno sempre dei problemi nella coppia, ok? Anche perché uno dei due non sa più che cosa prova. Può essere che non siete più sicuri del sentimento voi,
Come può essere che la persona torna semplicemente perché non riesce a stare senza di voi, ma in realtà non sa che genere di sentimento vuole? Se ci sono degli amori che inizieranno questa settimana, vi informo subito che non andranno assolutamente a buon fine. Se vi trovate di fronte a una relazione magari iniziale, ok, non è il caso di continuare perché non ci sono le basi, non ci sono i sentimenti giusti. Nell'ambito invece familiare c'è qualcuno che mente per ottenere quello che vuole, come potreste eventualmente, ripeto, essere anche voi. E anche sul rapporto di amicizia dovete prestare attenzione, perché ci può essere qualcuno magari di falso che vi dice una cosa, ma che poi ve ne fa un altro. Ripeto, anche se voi avete delle energie belle alte, cioè potrete tranquillamente affrontare questo e li affronterete. Perché? Perché adesso avete imboccato la strada giusta, anche per voi c'è questo cambiamento. A fondo mazzo abbiamo l'asso di bastone rovesciato che parla di una pesantezza, perché queste cose ormai vi creano pesantezza, vi creano noia, vi fanno stare bloccati, vi fanno stare fermi, ok? Prestate, ripeto, attenzione a quello che vi accadrà questa settimana. Chiedo una carta in più per avere maggiori informazioni sul 10 di spade rovesciato. Un 9 di denari rovesciato e a fondo mazzo un 8 di denari. Allora, abbiamo però, si è formata comunque una coppia. Abbiamo il 2 di coppe che vi avevo detto era rovesciato e il 2 di denari che era rovesciato nell'ultima stesa. Coppe e denari parla di probabilmente conoscete lì dove conoscete qualcuno che vi ho detto il nuovo incontro, ci può essere qualcosa magari di piacevole, messaggi eventualmente piacevoli, messaggi d'amore, oppure questa persona stessa, quella che torna dal passato, vi messaggia, vi dice insomma delle belle cose, ok? Quindi le carte continuano però sempre a dirmi di prestare attenzione. Questa persona invece, questo 10 di spade rovesciato che mi parla di un'energia di qualcuno che vuole comunque danneggiarvi, ok? Che potrebbe essere o il vostro ex. Ho un amico, ho un'amica anche, cioè anche al femminile va bene uguale. È un'energia di una persona che vuole danneggiarvi e lo vuole fare proprio perché non vuole la vostra felicità. Ecco perché si vanno a creare comunque sia delle discussioni e dei litigi. Sotto al 10 di spade, scusatemi, rovesciato, c'è il 9 di denari rovesciato, che parla di una perdita. Probabilmente questa persona si comporta in questo modo perché ha capito che vi ha perso, ma voi dovete prendere delle decisioni, non potete andare avanti, delle decisioni che sono fondamentali per la vostra vita. Anche questa settimana siete un po' insicuri nel dover, ripeto, decidere. Proprio siete insicuri in questo. A fondo mazzo abbiamo l'otto di denari rovesciato, dove dice che anche voi del toro, come mi è capitato in un altro segno, date, cioè vi concentrate di più in questo momento nel lavoro, oppure ci può essere qualche problematica a livello anche lavorativo. Vi sentite un po' insoddisfatti della situazione. Se non è a livello lavorativo, è a livello sentimentale. E quindi avete una certa, questa settimana, una certa insoddisfazione. Andiamo a vedere il 2 di denari rovesciato. Chiediamo una carta per avere maggiori informazioni. Una carta soltanto. Ma questa prima mi è uscita con rovesciata, adesso mi è uscita al dritto. Allora, il 2 di denari quindi rappresenta contratti, documenti, azioni eventualmente legali,
o nelle questioni legali o nelle questioni lavorative, c'è un qualcosa magari che dovete firmare, una proposta, un qualcosa, insomma, un qualcosa che riguarda comunque l'aspetto anche economico. E sotto la carta, sotto il 2, cioè ci parla proprio di una persona che siete, avete qualcosa di ben chiaro, ok? Avete qualcosa di ben chiaro in quello che volete fare. Comunque la vostra sicurezza economica non ve la toglie assolutamente nessuno. Ed è la vostra energia che vi sostiene a livello lavorativo. A livello lavorativo. Oppure eventualmente nel dover affrontare e combattere una determinata situazione. Sotto al 3, sotto al fondo mazzo, scusatemi, abbiamo il 3 di denari rovesciato, dove eventualmente potete anche decidere di accettare nuove proposte e quindi sciogliere magari qualcosa con andare ad allontanarsi con i vecchi, con i rapporti lavorativi che avete adesso, che avete attualmente. Quindi potete anche andare a far questo. Vediamo un po' se si tratta di lavoro, perché a fondo mazzo ancora abbiamo il 3 di bastoni, il 3 di bastoni, bastoni e denari. Può essere che riguarda comunque sia i sentimenti. Voi ormai avete questa carica di energia dove siete pronti ad affrontare chiunque, non ve ne frega più un cazzo di nessuno, scusate il termine, non vi interessa assolutamente nulla, siete proprio pronti a spaccare adesso il mondo, affrontando nonostante tutto le problematiche e anche se in questa settimana vi potreste sentire un po' giù di morale. Non vi preoccupate, ricordatevi di pensare sempre al positivo e di tenere sempre le energie belle alte. Io vi ringrazio, vi inviterò sempre a iscrivervi al canale, a spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati, ok? Se avete bisogno di me nella voce informazioni del canale, avete numero WhatsApp ed email, potete scrivermi tranquillamente per qualsiasi genere, insomma, di informazione che volete o per consulto o eventualmente per altro. E poi vi ricordate, mettete un like al video, non ve ne dimenticate che quello almeno non si paga, ok? Ci sentiamo presto, vi auguro una buona serata e ciao ciao, in questi giorni ci sarà qualcosina di buono.